crisi a sinistra, il dibattito sembra essere ristretto alle mere questioni di ridistribuzione del reddito e ai bassi salari, quindi non ritiene corretta una lettura sottoconsumistica della crisi capitalistica. Anche nella sinistra più radicale, potremmo dire, sembra che non si riesca ad andare oltre Keynes. L'arsenale della critica marziana e della critica dell'economia politica sembra essersi affievolita, come se si fosse accettato passivamente l'odierno scenario presente, il quale può essere migliorabile a colpi di riformismo progressista, ma mai posto sotto una critica chirurgica e sistemica. Bisogna oggi, secondo lei, alla luce di quanto appena detto, più che tornare a Keynes, tornare a ripartire da Marx e dalla critica dell'economia politica? Questa è quella che si definisce una domandona, anche perché è una serie di domande ed è quindi complicato dare una risposta molto sintetica. Diciamo che io partirei da quello che per me è il significato di critica dell'economia politica. In Marx, critica dell'economia politica significa critica della realtà capitalistica, quella che aveva di fronte, evidentemente, una realtà attraversata dal conflitto e dall'antagonismo dei lavoratori e dell'iniziativa capitalistica, ma non è, seconda dimensione, una critica diretta, è una critica che passa attraverso la critica della riflessione della scienza borghese, non solo degli apologeti, ma anche della scienza borghese, di quella che lui chiamava economia politica. Allora era la teoria del valore, essenzialmente Ricardo, il quale appunto riconduceva il valore al lavoro e mostrava la natura conflittuale della distribuzione del plusvalore tra profitto, rendita, ma potremmo dire poi per estensione anche tra profitto e salario. Io credo che queste due gambe vadano mantenute, però vadano mantenute 150 anni dopo. Allora, bisogna fare una critica del capitalismo che abbiamo di fronte, una critica che però perlomeno del Novecento. Io adesso mi limito al mondo degli economisti e dirò che nel Novecento perlomeno abbiamo due dimensioni in cui c'è stata nell'economia politica borghese un avanzamento significativo. Da un lato la questione della moneta, e quindi pensatori come Schumpeter e lo stesso Keynes, dall'altro il problema della possibile insufficienza di domanda effettiva e le ricadute che questo ha sul tema della crisi. Di nuovo Keynes. Io sono assolutamente convinto che nel momento in cui si fa l'operazione che Marx fece con Ricardo, aggiornata di 150 anni dopo, si fa qualche cosa che non è la semplice opposizione alla scienza sociale borghese, si incorporano le verità parziali, distorte di questa scienza sociale borghese. Quindi io quello che io suggerisco è di avere lo stesso atteggiamento nei confronti di autori come Schumpeter e come Keynes. Per me Keynes è un borghese, ma è un borghese da cui si deve imparare. Quindi il mio ritorno a Marx non è una proclamazione di autosufficienza marxista. Il secondo pilastro del discorso ha a che vedere con l'altra parte della domanda, cioè sì, io sono uno che si è espresso in maniera molto secca contro le visioni distributive e sottoconsumiste della crisi, non perché sottovaluti la orrenda modificazione a danno del lavoro e delle classi popolari della distribuzione del reddito tipica del nuovo capitalismo, né perché non pensi che non si viva in un mondo di bassi salari, sia pure con 10.000 differenze. Penso che una prospettiva sottoconsumista non solo tradisca Marx, ma tradisca lo stesso Keynes. Il discorso di Keynes riconduceva la crisi non direttamente a una caduta dei consumi, ma a una caduta della domanda autonoma, nella tradizione di Marx, della Luxemburg, poi di questo economista polacco Kaleski, e di Keynes è l'insufficienza degli investimenti in un capitalismo libero a essere la causa della crisi.
Vi è chi condividerebbe nel marxismo questo mio atteggiamento sostenendo che la crisi attuale è una crisi da caduta del saggio del profitto. Io non credo che la caduta del saggio del profitto possa essere difesa nella sua formulazione standard, quella secondo cui aumenta la composizione del capitale e il saggio del profitto cade. Le innovazioni nel settore dei mezzi di produzione e così via determinano una variazione dei prezzi relativi che non mi sembra conforme all'aumento, diciamo così, della composizione di capitale. E in secondo luogo, a parte il fatto che il saggio del profitto è una categoria molto complicata, perché il profitto, se volete, è il plusvalore al numeratore e il capitale al denominatore. E come ci hanno insegnato gli autori sraffiani e neoricardiani, è molto complicato stare a definire cosa sia questo capitale. Sulla quota dei profitti andiamo molto più sul sicuro. In ogni caso, anche marxisti che sono stati difensori della caduta del saggio del profitto negli anni 70, e io non condividevo la loro posizione allora, adesso però rilevano quello che è sotto gli occhi di tutti, che dal 1980 in poi c'è stata una ripresa del saggio del profitto. Noi non viviamo una crisi forse da troppo pochi profitti o scarso plusvalore, ma una crisi esattamente per l'opposto, troppo plusvalore potenziale. Poi c'è il problema della finanziarizzazione. Io credo che abbia torto chi legge la finanziarizzazione come troppo o legata al sottoconsumismo, diamo credito ai lavoratori così tamponiamo direttamente la crisi da domanda, oppure c'è poco profitto nella produzione e allora cerchiamo il profitto nella finanza. Come anche, secondo me, è molto discutibile chi riconduce questa finanziarizzazione alla finanziarizzazione di inizio secolo. Terzo punto da trattare, sia pure velocemente. Io ho nominato due volte Keynes per dire che nel Novecento Keynes è importante come autore che dà rilevanza alla moneta e poi come autore che dà un'analisi dell'insufficienza di domanda effettiva. Il punto è che sono largamente due Keynes diversi. Uno è il Keynes del 1930, il trattato sulla moneta, dove la moneta è finanziamento, è capitale che comanda non solo il lavoro, ma la composizione della produzione nel rapporto banche, finanza e da un lato imprenditori, imprese dall'altro. Nel caso del problema dell'insufficienza di domanda effettiva è il Keynes del 36, la teoria generale, quello che dice che a un certo punto la moneta come riserva di valore può essere desiderata troppo dai soggetti, il circuito si interrompe e non si riesce a chiudere sul terreno della realizzazione. Io vorrei dire che tutti o molti dei risultati interessanti del Keynes della teoria generale sono raggiunti da Kaleski, questo economista polacco che ho nominato prima, che parte da Marx e dalla Luxemburg, non dalla teoria neoclassica. Keynes è importantissimo perché è un aspetto che altri economisti non hanno, cioè la capacità di rendersi conto, diciamo così, degli aspetti della speculazione sui mercati borsistici e poi dunque finanziari. Però l'interesse di Kaleski rispetto a Keynes è che Keynes voleva mettere le toppe al capitalismo, pensando che in qualche modo un capitalismo di piena occupazione fosse possibile raggiungerlo in modo permanente. Keynes questo Kaleski questo lo nega in anticipo, lo nega nei suoi scritti del 1943-44. Dunque Keynes è senz'altro un conservatore, senz'altro uno che vuole salvare il capitalismo e senz'altro uno che riduce il problema della domanda, qualche cosa di risolvibile tecnicamente sul terreno della politica economica, magari con una domanda statale e una banca centrale prestatore di ultima istanza. È un autore che in questo ha dei limiti, non sto dicendo che degli strumenti non si possano usare in questo arsenale, ma in questo ha senz'altro dei limiti che sono di natura borghese.
ma noi non riusciamo ad analizzare il capitalismo di oggi se non a partire dalle conquiste analitiche di un autore come Keynes sul finanziamento e sulla moneta come riserva di valore e sulla possibile crisi della domanda effettiva. Quindi il quadro è un po' complicato. Un'ultima cosa telegrafica, perché la domanda era veramente complicata, è il riformismo. Io non ho nulla contro le riforme. Il problema è quando le riforme all'evoluzione nella politica economica. Questo tipo di capitalismo a me sembra irriformabile se non attraverso una grossa frattura nella gestione politica del suo comando più in generale.